mi sono addormentata. Ma che è cambiato tutto? Aspetta, perché è tutto azzurro? Anch'io sono azzurra! Sono stato io! Dottor Timothy? Wow, quante cose azzurre! Sì, ma perché, dottor Timothy? Perché sono qui? Oggi dovrai vivere tutto il giorno solo nella stanza azzurra! Quindi non posso uscire da questa stanza? Ma Eric dov'è? Eric! Eric, sei anche tu qui dentro! Eric! Ehi! Eric! Eric! Eric, sei qui fuori? No, la porta è chiusa! Ehi! Eric, dove sei? Eric, sei fuori? Eric, mi senti? Deve pure essere da qualche parte, mi sentirà! Dominique? Sei tu che chiami, Dominique? Che ci faccio qui? Credo che le cose sulle mensole fossero diverse. Sono tutte gialle. Sono tutto giallo! Perché? Sì, Dominique! Dominique, perché urli? Ma... Sì, Eric, sono io! Ti chiamo da mezz'ora! Ma... Perché è chiusa? Dominique! Sono chiusa! Non si apre la porta! Non si apre! Lo so! Anch'io sono chiusa! Vieni ad aprire! Per favore! Qui è tutto stranamente giallo! Giallo? Si può sapere perché? Oggi tu dovrai vivere tutto il giorno solo nella stanza gialla! Dottor Timothy, sei stato tu? E devo stare tutto il giorno nel giallo? E Dominique, che colore di stanza ha? Quindi io sono in una stanza tutta azzurra ed Eric è in una stanza tutta gialla. E dobbiamo stare da soli, ognuno nella stanza del suo colore? Chi resiste di più vince! A cosa? Ma è tremendo! È la cosa più difficile al mondo! Non si può! Aspetta, ma perché non si può? Non è così male, giallo è un bel colore. E qui ci sono tantissime cose. Ok, dottor Timothy, sicuramente vincerò io. Va bene, non è male. Dottor Timothy, devo dire che sei stato bravo con l'arredamento. Ma mi hai dato tutto quello che mi serve, giusto? Che carine! Queste le posso indossare. Stanno bene con l'outfit. Sono praticamente tutta dello stesso colore. Oh, il nostro premio! Una pallina? Aspetta un attimo, ma siamo sicuri che questa sia azzurra? È un po' tipo verde acqua. Sì, è azzurra! Azzurrissima! La cosa più azzurra del mondo! Ma non saprei. Voi che dite? Posso scrivere, leggere i nostri libri! Voi li avete già letti? Un bagno schiuma? Posso anche lavarmi? Ma non c'è la doccia. Posso giocare e... Carta igienica? Carta igienica azzurra? Carina! Ma a che mi serve? Ho dei peluche, una stella luminosa e il nostro album di figurine! E qui ci sono le figurine! Questo sì che è un ottimo modo per passare la giornata! Grazie, dottor Timothy! Poi dei pop-it, palline, una candela! Oh, persino un quaderno giallo dove posso prendere gli appunti! Ah! E quello cos'è? No, aspetta, cos'è? Davvero? A che serve? Forse un microfono! Prova, prova, se! Oppure... Ho capito cos'è! Oh! E poi c'è Micia, amore! Non puoi! Micia non è azzurra! Cosa? Stai scherzando? Non posso carezzare Micia solo perché non è azzurra? Ma è terribile! Scusa, piccola, non posso accarezzarti! Questo non è giusto! Ma però almeno mi ha dato anche tanti vestiti. Oh, adoro la mia gonna blu. Un momento. Ma la maggior parte di questi vestiti sono di Eric! A che mi servono?
Vabbè, fa niente. Ci sto. Non è un'idea così tremenda. Starò qui dentro. Mi rilasserò. Da sola? Magari a leggere. A riposarmi un po'. Non c'è neanche Eric che fa confusione. Delle racchette? Un cestino gigante di popcorn! Questo sì che è buono. No. È vuoto! Ma non vale! Potevi anche mettere dei popcorn. A proposito, che mangio? Forse qui dentro c'è cibo. È vuoto. Vuoto! Oh! Un cappello a forma di banana! Bellissimo! Guardate! Sono una banana! Dominic! Che c'è, Eric? Perché urli così? Sono una banana! Cosa? Hai una collana? E quindi? Ma tu che colore sei? Me lo dici? Sono curioso! Sei furioso? Sì, anch'io sono arrabbiata col dottor Timothy, però rilassati! Voglio saperlo! Rossa? Verde? Che colore sei? Che dici? Calore? C'è caldo? No, io ho l'aria condizionata! E adesso non disturbarmi! Resta nella tua stanza! Io sto leggendo! Sto leggendo il Luna Park di Eric e Dominique. Il nostro nuovo libro lo trovate in tutte le librerie e su Amazon. Ah, non capisce nulla! Vabbè, dottor Timothy, per favore, mi dici che colore ha Dominique, per favore! Ma che ti costa? Sono solo curioso! Non posso! Au, au, rotto, pazienza! Adesso che ho finito di leggerlo tutto... Che faccio? Ok, in questa stanza il dottor Timothy ha messo tante cose azzurre, ma sono tutte cose un po' inutili. Cosa ci faccio con un retino azzurro qui dentro? A che mi serve? Funziona! Dei sacchetti della spazzatura? Ma che mi servono? Ok ragazzi, facciamo un gioco. Qui ho tre contenitori uguali. Nascondo questo pop-it in un contenitore. Adesso state a guardare. Qui c'è il pop-it. Un attimo, ok. Adesso indovinate, dov'è il pop-it? Nel contenitore 1, nel contenitore 2 o nel contenitore 3? Scrivetelo nei commenti. Caro diario, sono chiuso dentro una stanza gialla. Sono qui dentro da ore, forse giorni, mesi. È difficile, ma non mollo. No, non mollo, io non mollo. Il pop-it è il 3! Ta-da! Chi ha indovinato? 177. Io che guido la moto d'acqua. Perfetto, molte precisioni. Per fortuna abbiamo fatto le figurine gialle. Apriamo un altro pacchetto. Cosa troverò? Però stare qui dentro potrebbe essere un'ottima opportunità per mettermi in allenamento. Questo serve per fare ginnastica, ma come si usa? Così. 1, 2, 3! Forse è così? Oh. Ok, può bastare per oggi. Sono chiuso! Non so che fare! Sto perdendo la speranza e anche la pazienza! Sto diventando matto! Per questo canto! Uffa, mi annoio! Come faccio a resistere qui dentro finché Dominic non si arrende? Ho capito! Dormo! Sì, il tempo passerà in fretta! Buonanotte! Oh, posso resistere a tutto, ma non alla fame. Non ce la faccio, ho bisogno di cibo. Ehi, dottor Timothy, non è giusto. Io ho bisogno di cibo. Non puoi lasciarci senza cibo, è logico. Quindi se vuoi che facciamo questa sfida, devi darci da mangiare. Tu devi nutrire l'uomo banana. Sono io. Ho fame, io ho fame. E fame, fame. Ho fame, fame. Mi piacerebbe andare qui. Ma perché Eric ogni tanto urla?
Cos'è che sta dicendo? Rame? Cane? Ah, fame! Ti pareva, Eric dice questa parola tantissime volte al giorno. Però in effetti, siamo chiusi qui dentro senza cibo? Non mi sembra che qui ci sia del cibo. Non ci avevo ancora pensato. Ehi, dottor Timothy, scusa un secondo, ma se dobbiamo stare qui dentro tutto il giorno, cosa mangiamo? Se volete cibo, dovrete guadagnarvelo con delle sfide! Cioè? Che devo fare? Dimmi cosa fare, dottor Timothy, e io lo farò. Farei qualsiasi cosa per il cibo. Eric, devi fare 30 palleggi con la racchetta! Ma è facilissimo! Sta a guardare, dottor Timothy! Dominique, devi fare l'hula hop per un minuto! Per un minuto? Ok, posso farcela! Sono abbastanza brava! Concentrazione e iniziamo! Hula, hula, hula! E allora, dottor Timothy, dov'è il cibo? Voglio il cibo! Dov'è il cibo? Ho fame! Quando me lo porti ci metti tanto a venire? Allora, aspetto il cibo. Il cibo è già lì! È nella valigia gialla! Cosa? Vuoi dirmi quindi che il cibo è sempre stato qui e me lo dici solo adesso? Cibo, sto arrivando! Fame, famissima, famissimissima! No. Dov'è? Ehi, non c'è! Mi stai prendendo in giro? Non c'è il cibo! Il cibo non c'è! Era un inganno! Vergogna! L'altra valigia! Oh. Ecco come dire... Scusa, dottor Timothy, non volevo. Non mi ero accorto che ci fossero due valigie gialle. Ti chiedo scusa. E adesso mi serve proprio del cibo per rimettermi in forma. Lo porti tu, dottor Timothy? È nella valigia! Oh, grazie! Aspetta, e allora perché ho fatto l'hula hoop? Tutto qui? Cibo? Sì, è cibo, però non per fare un pranzo, nemmeno una cena, o forse una merendina. Puoi mangiare solo quelle azzurre! Cosa? Anche? Ma sono poche! Mi servono degli zuccheri dopo tutta l'attività fisica di oggi. Wow! Tutto qui? E questo dovrebbe bastarmi per un giorno? Ma stiamo scherzando? Vabbè! Fame, fame, fame! Ci voleva. Poi ho dell'aranciata e questo. Latte, altre patatine e degli M&M's. E poi del mais. Sono finite. E immagino che anche di questi posso mangiare solo quelli azzurri. Evviva. E questo che cos'è? Super! C'è un supereroe. Che odore forte. Caramelle balsamiche. Non ho mal di gola. Beh, almeno c'è l'acqua. Frizzante. Non ce n'è più. Ho mangiato tutto e ho ancora fame. Meglio di prima, però non completamente bene. Uffa, ho ancora fame. Chissà se Eric ha avuto più cibo di me. Però devo resistere ancora. Dopo tutta la fatica che ho fatto, devo assolutamente vincere io. Potrei riposarmi un po'. Il tempo passerà più in fretta. Buonanotte. Non ci pensare, Eric. Non pensare alla fame. Se non pensi alla fame, la fame non esiste. Io non ho fame. Infatti ho famissima! Dottor Timothy, posso fare qualcos'altro per avere altro cibo? Posso fare tutto quello che vuoi! Le flessioni, le giravolte, le capriole... Farei qualunque cosa, ti prego! Dai, dottor Timothy, dammi un'altra sfida. Dottor Timothy, mi senti? Dottor Timothy? Ehi, dottor Timothy! Dottor Timothy! Rispondi! Perché non rispondi? Dai, lo so che vorresti darmi un'altra sfida, una di quelle che ti piacciono tanto! Ti prego, sono chiuso qui dentro! Oh, è aperto.
Forse il dottor Timothy non risponde perché non c'è, perché si è allontanato. Forse aveva da fare. Quindi in questo momento non mi sta guardando. Shhh. Posso allontanarmi un attimo, andare in cucina a prendere del cibo e tornare subito qui. E il dottor Timothy non se ne accorgerà. Facciamo in fretta. Voi non dite niente. Shhh. Andiamo. Insieme, 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 insieme.